Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio proporvi una ricetta tipicamente abruzzese, i fiadoni. Solitamente si usa farli a Pasqua, però quando si ha qualche oretta sicuramente è un piatto sfizioso da mangiare il pomeriggio, mattina, la sera, insomma, è buonissimo. Iniziamo. Andremo avanti con due step. Il primo step è quello per creare la pasta esterna. Per creare la pasta esterna ci servono 400 g di farina 00, due uova, uno, uova, ok? Poi 30 g di olio di girasole. Poi ci servono 30 grammi di olio EVO, quello buono, questo qua è stato prodotto in Toscana. Ok. Guardate che bel colore. Abbiamo messo l'olio, ora andiamo a mettere 100, mettiamo prima un po' di sale, un pizzico di sale, 130 g di vino bianco e voilà. Ovviamente la cosa fondamentale è avere un cane pazzo sul divano e andiamo a mescolare. Questo ovviamente è un'operazione che potete fare a mano o aiutarvi con un robot. Allora, una volta fatta, la mettiamo a riposare per una mezz'oretta e noi ci prepariamo il ripieno. Lancio sbagliatissimo. L'agiamo con cura e con amore. Così, tieni, riposa bene. Riposa bene. A dopo, ciao. Mentre la pasta riposa, iniziamo con la seconda parte, ovvero iniziamo a preparare il ripieno. Cosa ci serve per fare il ripieno? Allora, ci servono 300 g di rigatino. Rigatino è un formaggio tipico abruzzese. Se non riuscite a trovare la Conad, comunque si riesce a trovare. Se non lo riuscite a trovare, va bene anche una scamorzetta semistagionata, insomma, che si riesce a grattare. Questi sono 470 grammi, quindi ad occhio, che tanto ho più di formaggio, non è che ci dispiace. Ne mettiamo 300. Proprio formaggioso. Ok. Poi abbiamo bisogno di 100 grammi di pecorino abruzzese. Se non riuscite a trovare di farindola, ancora meglio. Questo è un pezzo di buono. Ok. Perfetto. Per finire ci servono 100 grammi di grana padano o di parmigiano reggiano. La mettiamo qui. Perfetto, ragazzi. Ora io solitamente ci metto anche un po' di lievito autolievitante, lievito lievitante, insomma, il lievito che lievita da solo. Ci metto qualche grammo, adesso dovete fare un po' ad occhio, perché comunque il formaggio è pesante, bisogna al fiatone bisogna dargli quel gonfiore, oh, succulento. Ok? E mischiamo. Formaggioso. Ora ci servono 6 uova intere, una,
ci metto due albumi, perché i tuorli li ho lasciati in una ciotolina a parte, che unita un po' di olio, poi andrò a metterlo sopra il fiadone fatto per dargli quel colore dorato. E voilà. E adesso, con l'aiuto di una forchettina, iniziamo a mescolare il tutto. Bene il tutto, mi raccomando che il ripieno del fiadone deve essere bello cicciotto e saporito. Senti che buon odore, ragazzi, un odore di formaggio che è eccezionale. Allora, il nostro impasto ha riposato, ora su un piano infarinato lo stendiamo, cerchiamo di stenderlo in modo rettangolare. Allora, qua dipende dai gusti, cioè a chi piace con la pasta un pochino più sottile, a chi piace con la pasta un pochino più spessa. Io personalmente preferisco con la pasta leggermente più sottile. Perfetto, guarda che bellezza. Perfetto. Ora ci aiutiamo con un cucchiaio e andiamo a mettere il ripieno lasciando dei piccoli spazi. Mettiamoli qua, così lo chiudiamo. Uno. Due. Chiudere. E gli andiamo a dare la forma. Questa mi si è rotto il manico, quindi la usiamo un po' così. Vai. E procediamo così fino a quando non finiamo tutta la pasta. Eccoci qua, ragazzi. Allora iniziamo a fare la prima infornata. Prendiamo i nostri fiadoni, mettiamo un po' di quei tuorli che stavo dicendo prima che sono avanzati, così, un po' meglio, così. E gli andiamo a fare un taglio, un piccolo taglietto a croce, così, 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 in modo che poi durante la cottura fuoriesce tutto il ripieno, così. Una volta finito andiamo a infornare in un forno preriscaldato a 180 gradi statico per 20-25 minuti. Sì, andiamo ad infornare. Chiudiamo e aspettiamo. Ecco qua i nostri fiadoni. Ma quello che non si può fare, ma prima. Ecco qua, ragazzi, penso che la nostra prima sfornata è uscita. Guardate che belli. E voilà, poggiamo qua sopra un attimo. Oh. Qua
qua i nostri fiatoni. La prima uscita di fiatoni. Buono, si sente moltissimo il formaggio. La pasta è molto molto soffice, guardate. Ma non ci si può lamentare. Ragazzi, mi raccomando, provate anche voi, iscrivetevi al canale. E prima di concludere, vediamo cosa ne pensa anche un'altra persona. Vediamo cosa ne pensa Kitty. Ti piace? Penso proprio di sì. Ti piace? Finito, finito. E ragazzi, con oggi è tutto. Mi raccomando, provate la ricetta. Iscrivetevi al canale e lasciate un like. Grazie per avermi visto e alla prossima. Ciao!